Scusate, forse potete avvicinarvi, chi è in fondo? Potete avvicinarvi chi è in fondo? Così siamo un po' tutti qua davanti. Aspettiamo ancora qualcuno? Ecco. Scusate, aspettiamo 2 minuti, 5 minuti, perché sono saliti a vedere la mostra. Arrivano tra pochissimo. Avete le cartelline o qualcuno non ce l'ha? Dovrebbero esserci, è qua. Solo lei? Gli altri hanno le cartelline? Venite qui. Chi non ce l'ha, venga qua. Prego, prego. Dottor Marino, c'è ancora qualche cartellina che le signore non ce l'hanno? Qualche cartellina vediamo. Se no gli diamo queste, se no gli diamo queste. No, solo queste? No, ah sì, sì. Gli diamo queste, gli diamo queste, va bene. Ecco. Sedete sui laterali. Laterali, laterali. Prego, accomodiamoci sui laterali. Ancora uno. Basta. Basta, allora teniamo lì. E questi ce li portiamo via. Porto io a casa. Prendine uno in più. Sì, sì, prendine una. Aspettiamo che magari se. Cartellina? Qua. Ecco, allora possiamo cominciare. Chi ha i posti in fondo, se vuole avanzare un po', così siamo qua, tutti qui un po' più vicini, ci vediamo, se volete anche poi fare delle domande o... Ecco. Venite, ecco. Benissimo. Guarda che c'è posto lì, lì sotto. Lì sotto c'è posto. Ecco. Ecco.
Ecco, va bene, allora possiamo iniziare il nostro pomeriggio della nostra giornata di celebrazione di Cristina Trivulzio di Belgioioso e naturalmente con Caroline che da molti anni racconta Cristina, ha scritto un bellissimo libro in tedesco che è frutto di una lunghissima ricerca, nonché dottorato di ricerca in storia moderna contemporanea pubblicato in Germania nel 2013 e che poi finalmente è stato pubblicato in italiano anche grazie alla Fondazione Trivulzio quest'anno, uscito da poco nel 2021 ed è il libro di cui parliamo adesso con Caroline Röhrig che oltre a svolgere la sua attività accademica anche dirige l'Ufficio per il Dialogo Italo-Tedesco, da lei fondato nel 2007, un'agenzia di consulenza politicamente indipendente, un ufficio di collocamento, di collegamento tra la Germania e l'Italia sui temi di politica, economia, cultura e società. E con Caroline dialoga Marco Meriggi, che insegna storia delle istituzioni politiche presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli. Tra i suoi ambiti di ricerca l'Ottocento preunitario italiano, in particolare lombardo, molti lo conoscono, è uno degli storici di riferimento per questo periodo, quindi siamo onorati di averlo qui a parlare della nostra Cristina e in dialogo con Caroline sui temi più importanti del libro. Quindi darei la parola a Caroline. Ora a Marco, che inizia. Grazie Caroline, allora, di questo passaggio di parola. E vi prepariamo un po' al gioco. Non abbiamo immaginato due relazioni strutturate, ma piuttosto un dialogo in cui abbiamo ovviamente immaginato almeno una parte, diciamo, del copione, però un'altra parte fatalmente sarà soggetta alla variabilità delle cose, quindi un po' al dinamismo che si crea. E quindi io, diciamo, prima di parlare di Cristina, parlerei di Caroline invece, che d'altra parte è l'autrice del libro che stiamo presentando, e posso introdurre l'argomento ricordando come sia ormai una ventina d'anni che Caroline si sta occupando di questo tema. Io mi ricordo la prima volta che ci siamo incontrati per parlarne era nelle scale della Staatsbibliothek di Berlino, i primi anni dopo il 2000, il lavoro cominciato allora si è poi sviluppato per Caroline sotto forma di stesura di una tesi di dottorato discussa presso la Freie Universität di Berlino nell'anno 2011 ed io ebbi modo di leggere dopo una serie di appunto occasioni precedenti che avevano consentito insomma di discutere un poco dell'argomento, di provare a immaginare insomma delle linee che potessero risultare originali rispetto a quello che già si sapeva. Questa tesi venne discussa nel 2011, però già in precedenza, insieme a Maria Chiara Fugazza che ha parlato stamattina, Caroline Röhrig nel 2008 aveva organizzato un convegno qui a Milano dedicato per l'appunto, lì eravamo al bicentenario della nascita 2008, alla figura di Cristina di Belgioioso. Venne pubblicato poi per i tipi di Franco Angeli, poco tempo dopo, un volume a più voci, per l'appunto che recava nel titolo non soltanto il riferimento alla figura, quindi a Cristina Trivulzio di Belgioioso, ma anche la famosa definizione che di lei aveva dato a suo tempo Carlo Cattaneo, la prima donna d'Italia, e quindi
diciamo così, un poco la rievocazione della figura si mescolava anche con elementi su quella che era stata la percezione di cui questa figura aveva fruito già all'epoca, no? Il giudizio di Cattaneo, l'etichetta di Cattaneo è evidentemente figlia direttamente dell'epoca degli eventi. Volume che poi è stato successivamente anche presentato, credo qua a Milano, sicuramente in qualche occasione. Volume in cui c'è anche un saggio di invece Caroline, nel quale vengono anticipate alcune di quelle che sono le linee guida della sua ricostruzione e interpretazione, così come ce la presenta invece all'interno del volume di cui discutiamo oggi, che venne pubblicato per l'appunto con questa formula tedesca molto coraggiosa della Selbstverlag, sostanzialmente, cioè l'autoedizione, nel 2013, che venne presentato qualche mese dopo alla sede della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea a Roma, via Caetani. Io ero tra i presentatori insieme a Giuseppe Monsagrati, di questa che era la versione tedesca, in cui lei dice che è rimasta esattamente la stessa la versione italiana. Io direi che è un po' un vezzo, nel senso che ovviamente in questa versione italiana, che vede la luce con una Selbstübersetzung praticamente, Caroline è un po' specialista, diciamo, del fai da te da questo punto di vista, un'autotraduzione. In realtà all'interno di questa nuova edizione italiana c'è ovviamente quello che sempre si fa quando un volume esce in un'altra lingua a distanza di qualche tempo rispetto al tempo dell'edizione originale, vale a dire c'è quantomeno il riferimento alla letteratura critica comparsa nel frattempo, no? Gli argomenti storici sono terribilmente volatili per certi versi, perché sono incessantemente soggetti a tutto quello che è il lavoro di aggiornamento, di rinvenimento di materiali documentari nuovi, di riformulazione di temi e di problemi, a seconda ovviamente del contesto in cui si vive. Resta comunque il fatto che senza dubbio già in questo saggio del 2008 la sinopia di quello che sarà poi il libro di cui parliamo oggi è presente, ed io vorrei chiedere, sollecitare un poco Caroline intanto a raccontare un poco a tutti qual è stata la genesi interiore di questo libro, perché ci si occupa di un personaggio in particolare. In parte ci sono fattori di accidentalità, questo lo sa chiunque faccia ricerca storica, però indubbiamente c'è anche un filo con una sua logica, una sua coerenza, che porta poi a individuare un personaggio che consente di parlare di un tema piuttosto che di un altro. Ed allora, come mai Cristina di Belgioioso? Grazie Marco per questa introduzione. Ringrazio ancora in questa sede dell'opportunità di presentare questo mio libro. Ringrazio innanzitutto alle autorità di aver reso possibile questo incontro qui in questo bellissimo Palazzo Isimbardi. Ringrazio l'amica e collega Franca Pizzini per aver coordinato, messo possibile questo incontro e la possibilità di presentare questo libro, che è nato proprio la traduzione italiana su iniziativa della Fondazione Trivulzio. Appunto un vivo ringraziamento all'avvocato Gian Giacomo Trivulzio e alla contessa Nicoletta, che loro come presidenti della fondazione hanno voluto anche che uscisse questo mio libro in lingua italiana, quindi anche accessibile. Adesso, dopo 10 anni che esiste nella versione tedesca, per il pubblico italiano, perché appunto la Belgioioso va studiata e approfondita innanzitutto qui in Italia, però come andrò a dire anche più avanti, è una figura italo-francese, e questo è già uno dei primi punti che voglio comunque ribadire qui, importante quando si capisce, quando si cerca l'approccio alla Belgioioso, di avere sempre in ottica questi due paesi. E quindi, per rispondere alla domanda del come mai della Belgioioso, voglio anche ricordare un po' di spunti che hanno dato anche già la mattinata Maria Chiara Fugazza
e nella sua relazione con la quale ho collaborato appunto 10 anni fa per il bicentenario della nascita. Belgioioso, l'ho incontrato per caso, questo, perché io all'epoca, verso il 2000 che stavo ancora lavorando sulla tesi di laurea, l'ho scoperto leggendo le note pie pagina, un bellissimo libro che tuttora mi pare ancora molto valido, parlando stamattina delle donne inascoltate, c'è il libro, un volume, una raccolta di citazioni, di passaggi, curato di Christian Vauvy e Laura Pisano, dal titolo Parole inascoltate, in francese Les paroles oubliées, che avevo consultato all'epoca studiando su Eleonora Fonseca di Pimentel, che era la protagonista della mia tesi di laurea, e in questo volume ho trovato anche un riferimento delle citazioni, dei brani di Belgioioso. Ho detto, oh caspita, che figura interessante, che già all'epoca pensavo di aver studiato abbastanza bene anche il Risorgimento, mai sentito prima questo nome. E da lì scattato proprio questo l'interesse per questa figura, che si è dimostrato appunto nella Staatsbibliothek di Berlino, si trovava questa biografia di Aldo Brandino Malvezzi dei Medici, che ho cominciato a leggere, ho detto, ma questa figura non è possibile, che è del tutto sconosciuto. In Germania già la storia del Risorgimento è pochissimo studiato, nel curricula delle università non esiste la storia italiana del Novecento. Il fascismo sì, certamente per il nesso storico conosciuto che si studia questa parte della storia d'Italia, però il Risorgimento zero. E così ho cominciato a intraprendere questa strada per ricercare su questa figura che mi sembrava comunque un veramente molto interessante, e per dare proprio anche voce alla fine a questa figura. E l'impostazione del libro poi era stato all'inizio un po' diverso, non avevo sin dall'inizio pensato a una monografia biografica, ma piuttosto per prendere spunti da questa sua opera per costruire una storia del transfer tra i due paesi Italia-Francia. Però mi sono poi ritrovata studiando questa figura, che trovavo ancora tanti pezzi discollegati nella biografia per inserire, contestualizzare bene i suoi scritti, che mi sono ritrovata a scrivere una biografia intellettuale. E questo, quindi, questo libro si intende proprio in questo modo, che è proprio una ricostruzione del percorso intellettuale, del pensiero politico-storico della Belgioioso, però sempre contestualizzato nella sua vita anche, sì, da persona privata, senza però approfondire i vari aspetti proprio della vita amorosa, emotiva, che per tanti versi anche spesso è una speculazione, perché mancano i fonti. E questa è anche la sfida di questo lavoro, proprio di ricostruire questa vita, questo percorso di una intellettuale, di una storica, dovendo fare questo lavorare, trovarsi con fonti proprio dispersissimi tra l'Italia, qui a Milano comunque sono tornata molte volte per i recuperi degli materiali qui nelle varie biblioteche, archivi, però sono anche fatto il percorso per Roma, Firenze, sono stata a Vienna per lungo tempo, a Parigi proprio per dove all'epoca avevo trovato tantissimi materiali in archivio, e così si è costruito poi anche questa contestualizzazione degli scritti della Belgioioso in una biografia intellettuale. Ecco, questo è un po' quello che è il dietroscena di questo libro, poi appunto pubblicato nel 2013 in Germania, e adesso per questa traduzione, c'era questo Selbstverlag, questa autotraduzione, che sicuramente era un po' anche la problematicità di dover preparare questa traduzione nel corso di poco tempo, quindi abbiamo deciso di farlo in questo modo, e ringrazio anche vivamente
dottor Ganò, che ha fatto la redazione, che è collaboratore della Fondazione Trivulzio, e quindi è nata questa traduzione. E come dico anche appunto nella introduzione, che non è stato possibile di fare un aggiornamento completo, esauriente della bibliografia, delle fonti, che sicuramente sono ben cosciente che nel frattempo, nel corso di 10 anni, ci saranno stati pubblicati vari saggi e spunti utili per i vari punti che ho toccato, come ho identificato come punti interrogativi da approfondire. Però quello che a me comunque ha stupito è che nel corso di questi 10 anni non è uscito nessuna monografia, lavoro monografico sulla Bel Gioioso. Quindi credo che il mio libro, nella costruzione di una visione d'insieme, di un percorso che ha fatto la Bel Gioioso, ha ancora qualche giustificazione e utilità soprattutto, perché questo voglio sin dall'inizio dire che per favore leggete questo libro come un invito di scoprire questa figura, di prendere sul serio anche gli interrogativi che ho messo là, da dover ancora approfondire ulteriormente, perché nel corso di una ricerca non si possono mai rispondere a tutti i quesiti, e quindi questo è un po' questo percorso che ho fatto. Ecco, e per il punto proprio che considero per il titolo, storiografia e politica, avevo comunque, credo che questo è uno dei punti più importanti di questa scoperta o di questa lettura che offro in questo libro, che ho colto, ho ricostruito il suo percorso come intellettuale, e sono arrivata presto a capire che lei parte proprio da una maturazione, da una riflessione sulla storia molto approfondita, e questo è quindi il suo pensiero storico, è veramente la chiave di lettura a tutto il suo operare, il suo scrivere. Lei ha l'occasione, quando viene negli anni 30 a Parigi, in contatto con i maggiori storici dell'epoca, Augustin Thierry, François Mignet, François Guizot, Edgar Quinet, e tutto un gruppo di amici che lei incontra lì grazie al suo incontro casuale con Augustin Thierry in sud della Francia, dove dopo la sua fuga dall'Italia si reca in Provence. E lui introduce la Bel Gioioso a questo gruppo di amici, e così lei comincia a interessarsi anche di questi argomenti storici, e così a un certo punto di questo incontro, scambio quotidiano con questi amici, comincia anche di interessarsi, interrogarsi sulla storia dell'Italia, e così comincia a maturare e a studiare, e lo descrive anche in delle lettere a casa, che dice che adesso si diverte a fare delle letture gravi, che poi diventano per lei però anche delle letture proprio della quotidianità, e comincia così a preparare i primi appunti per questo prima grande monografia, che è l'Essai sur la formation du dogme catholique, un ampio volume sulla ricostruzione del nascere del dogma cattolico, col quale finisce poi con questo libro sull'indice della Chiesa, della Congregazione della Santa Fede per libri proibiti, e poi comincia a studiare Vico e prepara poi negli anni a venire anche una traduzione in francese della Scienza Nuova, e con questi primi approcci così comincia a creare, non soltanto che costruisce una storia, ma matura anche un suo pensiero storico in confronto proprio di queste teorie che si offrono e si discutono. E lei è come aperta proprio a tutte queste idee, spunti che si offrono anche in quelle filosofie, ideologie
discusso all'epoca, come l'umanitarismo, il protosocialismo, e così comincia a matura un pensiero storico consistente che offro come lettura, e magari dopo vi leggo anche qualche pagina del libro dove posso elaborare e spiegare meglio questo. Però vuoi mettere una domanda in mezzo o continua? Non lo so. Sì, no, cerchiamo di fare questo gioco di scambio. E quindi sì, c'è questo aspetto della storia che, voglio dire, non può venire dato in nessun modo per scontato. Vale a dire, a me sembra che, come c'è la scoperta della storia da parte della Belgioioso in un dato momento, in una certa stringa temporale, quindi diciamo gli anni 30, c'è qualche cosa di molto simile più in generale anche in altri circoli della cultura lombarda. Ma la cosa significativa è che invece l'incontro della Belgioioso con la storia avviene attraverso questa linea diversa, che è sostanzialmente la linea dell'incontro con degli autori francesi, tra i quali peraltro circola Vico, no? C'è stata, come dire, una prima introduzione al pensiero di Vico anche nell'ambito degli storici francesi attivi negli anni 30. Grosso modo, nello stesso periodo, mi veniva da pensare, c'è Giuseppe Ferrari che a Milano si qualifica come il vichista per eccellenza di quella stagione, ma poi più in generale c'è una forma di, diciamo, confidenza diffusa con il vichismo che entra anche abbastanza profondamente nel meccanismo delle redazioni, delle riviste. Cioè ci sono tante figure le quali in quell'epoca danno un'impronta particolare, una specie particolare, diciamo, di interpretazione del pensiero di Vico nel momento in cui ne parlano, anche nella Milano da cui Cristina nel frattempo è assente, visto che si trova in esilio in quell'epoca, e che ha lasciato parlare qualcheduno, Benedetto Croce per esempio, di Milano come della seconda capitale del vichismo in Italia, oltre a Napoli naturalmente, ma negli anni 30 soprattutto, mi sembra, attraverso il filtro di Gian Domenico Romagnosi, che era stato il primo a scrivere, e non è possibile che non ne abbia saputo niente, insomma, Cristina di Belgioioso. Cioè sicuramente il riflesso di qualche cosa che c'era stato anche a Milano, oltre, diciamo, al suo incontro con la storia a Parigi, doveva averlo percepito. È un vichismo molto particolare, nel senso che è un vichismo che tende a espungere dall'elaborazione di quelli che sono i nuclei vichiani gli aspetti più metafisici sostanzialmente, e invece a evidenziarne molto di più le potenzialità dinamiche, e quindi l'idea di una storia intesa non soltanto come racconto di una tradizione, ma di una storia intesa come progetto per il futuro, come piano progettuale. E a me pare che da questo punto di vista anche i lavori di cui tu hai parlato, compreso l'essai sulla formation du dogma catholique, vadano intesi probabilmente in questa particolare modalità di approccio alla storia. Tu nel volume dimostri, documentando quindi con dei riferimenti a dei luoghi specifici, come in ultima analisi, nel momento in cui si è espressa sulla sua propria percezione della storia in generale, Cristina di Belgioioso riconoscesse comunque nella provvidenza divina, diciamo così, il motore principale, però con un sostanzioso aiuto da parte, per un verso, degli storici e per un altro verso da parte dei contemporanei, insomma. Quindi, diciamo, anche rispetto alla idea di fondo vichiana, mi sembra che ci sia una implicita adesione di Cristina di Belgioioso a questa versione più pragmatica, più orientata verso il secolo, verso l'attività concreta degli esseri umani, di quella che deve essere la finalità della storia. E poi riscontravo come elemento anche interessante, molto da mettere in luce,
l'aspetto di una rivisitazione del passato nazionale italiano in questo caso, e quindi gli studi sui comuni, insomma gli studi sul Medioevo italiano, nel quale non si può non sentire l'eco di quello che era il best seller dell'epoca, no? Cioè, voglio dire, l'histoire della Repubblica italienne au Moyen-Âge di Sismondi, insomma, con tutto quello che ha comportato, nessuno poteva permettersi di non averlo letto, il lavoro di Sismondi. Ma c'è l'idea, evidentemente, non soltanto di una storia al singolare, questo mi verrebbe da dire, ma dell'esistenza di molte storie che sono storie nazionali. E io qua vedo un passaggio interessante tra quella che è la fase in cui si dedica soprattutto al dogma cattolico, pigliando delle posizioni molto anticonformiste, in linea con quello che veniva detto questa mattina, no? Nel senso che non è un caso che finisca rapidamente all'indice, si parla del dogma cattolico sostanzialmente per dire che non può essere più preteso in quanto tale, cioè che non ci può essere questa pretesa del dogma dell'infallibilità sostanzialmente della Chiesa. E quindi lei rientra qua, mi sembra, occupandosi di storia, all'interno di un versante di dialogo culturale, di elaborazione, in cui annoda per forza di cose un po' i suoi fili ai fili del molto cattolicesimo critico che c'è nella cultura circolante all'epoca, per un verso Lamennais in Francia, insomma, naturalmente nel suo passaggio dalla Lamennais conservatore alla Lamennais quasi protosocialista, o per altri versi veniva a pensare una certa assonanza, anche se non una vicinanza di tipo, diciamo, dottrinario, a un autore come Rosmini, il quale come dire, è molto ambivalente dal punto di vista del modo in cui lui rivisita la tradizione cattolica in quest'epoca, però non è un caso che abbiano in comune il fatto di venire visti con moltissima circospezione, con moltissima, diciamo, mancanza di fiducia da parte delle autorità curiali e in particolare da parte delle autorità che erano preposte al compito di stabilire che cosa, diciamo, degli scritti nuovi sul cattolicesimo fosse compatibile con la dottrina della Chiesa e che cosa invece si configurasse come un dissenso. E qui mi pare che ci sono delle pagine molto interessanti, anche con documentazione nuova che tu hai tirato fuori, del modo in cui, diciamo così, viene affrontato l'affare del gioioso in sede romana da parte delle autorità che se ne occupano. E poi mi sembra che però, diciamo, questo senso della storia intesa come un progetto per il futuro piuttosto che una ricostruzione del passato, o meglio una ricostruzione del passato sì, ma finalizzata a un piano vivente di sviluppo, abbia molto a che fare anche con un tema a cui tu hai appena accennato adesso in chiusura di discorso e che però penso che potresti ulteriormente approfondire, cioè il tema del giornalismo. Ora, il giornalismo, non era qualche cosa di accettato da tutti all'epoca come forma corretta di comunicazione culturale, non soltanto dai governi e dagli ordini costituiti, quali ne temevano evidentemente un potenziale eversivo, ma anche da autori che poi sono stati rubricati tra le figure di riferimento chiave per tutto quello che riguarda lo sviluppo della sensibilità politica in senso liberale nell'Italia di questi decenni. Io ricordo che sono rimasto molto colpito un po' di anni fa leggendo alcune opere di Gioberti, di Vincenzo Gioberti, con tutto quello che Vincenzo Gioberti ha significato in tema di cattolicesimo liberale, neowelfismo e quant'altro, dal giudizio severissimo che Gioberti dava prima del 1848 della stampa periodica, nel senso che la considerava come una forma degenere di comunicazione, cioè una comunicazione di tipo sensazionalistico, in buona sostanza,
che aveva in realtà la finalità di accendere vanamente, diciamo così, gli animi, le fantasie delle persone, senza fornire loro contestualmente gli strumenti per una maturazione culturale, intellettuale più complessa, che era quella di cui veramente si necessitava. Cioè, Gioberti diceva, anche un pensiero di progresso deve passare necessariamente per la forma del libro, perché il libro una persona ci mette più tempo a leggerlo e ci ragiona di più e si lascia meno trascinare, meno rapire. Il grande successo della stampa periodica è qualcosa di repellente dal punto di vista culturale. Ora, mi domando, ecco, da questo punto di vista, in che misura il soggiorno di Cristina a Parigi, e quindi Parigi era avanti a dir poco un paio di decenni, forse anche tre, insomma, rispetto a quella che era la Milano da cui Cristina veniva, dal punto di vista, diciamo, delle strutture materiali, anche della comunicazione culturale, le imprese editoriali esistenti, il rapporto del pubblico anche con il testo scritto. In che misura questo giornalismo che Cristina porterà con la sua nota particolare, poi anche cercando di dialogare con un pubblico italiano, non porti proprio l'impronta di una società più moderna, più sviluppata, più avanzata? E da questo punto di vista credo che sia vero quello che tu dicevi, cioè che è una figura mezza francese per molti versi, e che forse anzi proprio l'aspetto francese potrebbe essere un aspetto da investigare ulteriormente, no? Cioè, si guarda a lei per dire, si forma in Francia, frequenta le penne migliori della storiografia francese dell'epoca, grazie ai suoi mezzi riesce a fare tanto opera, diciamo così, di sostegno poi alla rete degli esuli, quanto di promozione di imprese culturali più vaste. Ma questo suo essere in Francia è però anche evidentemente un pezzo della storia francese. E che io mi domandavo questo, sarebbe bello che a qualcheduno in Francia venisse in mente di provare a comporre un quadro attraverso una rete di relazione che ha Cristina di Belgioioso come centro, diciamo così, della tela, e come contributo a quello che è lo sviluppo anche di una certa vita intellettuale, culturale e politica in Francia nell'epoca in cui lei ci ha vissuto. E naturalmente che fosse poi una donna a fare la giornalista era, se possibile, un elemento peggiorativo ancora, no? Visto da un'ottica reazionaria nei confronti del tipo di produzione alla quale stava dando luogo, cioè ancora di più evidentemente risultava un genere deteriore agli occhi dei conservatori una stampa la quale fosse diretta da una donna. E qui davvero da questo punto di vista i paragoni sono poco, diciamo, facili. Cioè, una delle cose che colpisce è che per questa figura è molto difficile trovare degli elementi di comparazione possibili, no? Stamattina sono stati evocati vari nomi femminili nella scena risorgimentale italiana. Un altro nome ancora si potrebbe aggiungere, ancora riferito allo scenario milanese, cioè il nome di Clara Maffei, con il suo salotto, le sue reti di circolazione, di cultura. Però una donna che fa la giornalista militante non la troviamo, credo, almeno fino al 1848, da nessun'altra parte, insomma. E in Francia, in questo frattempo? Cioè, Cristina era una figura così eccentrica e anticonformista rispetto a un ambiente tutto sommato conservatore per molti tratti, come era quello milanese, ma in relazione all'ambiente francese quanto era eccentrica una figura come la sua, e il suo giornalismo in particolare che tipo, diciamo così, di caratteristiche ostentava rispetto al giornalismo di altre eventualmente? Grazie Marco, adesso hai evocato così tanti punti che devo dare percorso per riprendere alcuni di questi spunti e rispondere un po' a questi quesiti in merito. Voglio un attimo tornare all'aspetto della storia, che secondo me è molto così fondamentale, anche per l'aspetto del giornalismo,
perché tu hai giustamente detto che proprio si è creato questa concezione della storia maturando anche su Vico, su altri pensatori, proprio anche nell'epoca del neocattolicesimo, che dà anche ed è una spinta anche alla riforma, anche alla autoconcezione dell'essere, perché secondo la sua maturazione della storia, in per quanto anche cattolica convinta, che fa una critica asprissima alla Chiesa cattolica in quanto prodotto di un percorso storico-culturale, quindi concepisce, e questo evoca anche questa critica, concepisce la Chiesa storica come una struttura non messa dall'altro per la divina provvidenza, ma costruita attraverso i secoli come una costituzione storica, proprio nato in un processo umano, e quindi anche ci sono con dentro tutti i difetti degli esseri umani. Quindi la Chiesa cattolica va criticata da lei come un ente di potere, e continua questa asprissima, anche questo è un filone rosso, sin da questo saggio sulla formazione del dogma cattolico nel 48, quando entra in polemica dopo proprio questo nella Repubblica Romana con l'atteggiamento del Papa che non segue più il Risorgimento, e poi per arrivare poi alla tanto discussa questione romana che ho anche elaborato nel mio libro come una partecipazione della Belgiojoso nella sua anzianità, che non è anziana, parliamo degli anni 60, quindi lei è morta così prematuramente, quindi si trovava negli anni suoi 50-55 quando scriveva su questo argomento. Questo come parentesi sul suo rapporto con la Chiesa, col papato e la sua presa di posizione. Lei che concede in tutto a questo ragionamento della storia al singolo essere sempre una iniziativa, quindi lei non dice che siamo fatalisti, che possiamo soltanto seguire il filone della storia come divina provvidenza, che non abbiamo nessuna libertà. Lei anzi è molto liberale sotto questo aspetto e concede a tutti i singoli dentro ai parametri in cui ci siamo condizionati da contesti sociali, contesti economici, contesti di potere, ma comunque lei concede al singolo sempre la possibilità di prendere l'iniziativa per far avanzare questa ruota della storia. E questo è, secondo me, quello che le sta proprio a cuore, e spiega anche la sua continua spinta, che non si lascia mai abbattere, perché lei ha le sue convinzioni e sa che se lei ha la libertà di provarci, di realizzarli, e questo è veramente quello che le porta avanti nel corso degli anni, e questo la porta anche a questo tentare di esprimersi nel giornalismo. E qui ha ragione che proprio lei impara in Francia una libertà diversa di trovare un'espressione, perché in Francia, quando arriva proprio nella monarchia di Lully, soprattutto in quell'epoca, c'è molta più libertà, e lei scrive anche negli amici in patria che ha imparato a scrivere, a pensare, a fare in Francia, dove c'è tutta questa libertà, e anche il modello di giornalismo francese, che è diverso da quello italiano, lei impara da lì e comincia anche di scrivere i primi suoi, cioè le stesse sulla formazione del dogma cattolico, la scienza su Vico, con una grandissima introduzione importante nella quale lei espone il suo interpretare di Vico, scrive tutto questo in francese. Quindi lei, anche poi dopo i suoi articoli maggiori, scrive spesso in francese, e quando scrive in italiano chiede anche agli amici italiani di rivedere un po' il suo italiano, perché lei sente siccome avesse perduto la sua lingua madre, quindi non avendo vissuto o avendo fatto avanti e indietro per tanti anni. E quindi questo, sicuramente la modernità di questo giornalismo francese è molto importante, e sì, con le varie testate da lei fondate o dirette nel corso degli anni,
parte proprio da questo. E a proposito di questo rapporto anche con la pubblicità in Francia, stamattina abbiamo sentito anche su questo anticonformismo, questo sicuramente sì, però questo vuol dire che anche lei in Francia proprio costruisce anche una rete di rapporti che la sostiene, quindi là lei non è la singolare figura che va sempre contro tutti, ma lei costruisce anche un seguito di persone, e su quello sono assolutamente d'accordo all'inizio, che va studiato ancora molto più dettagliatamente questo rapporto, questo suo ambiente a Parigi. Io ho cercato, l'avevo evocato all'inizio, che all'inizio volevo fare una histoire croisée delle idee della Belle Joyeuse, o utilizzare l'opera della Belle Joyeuse come histoire croisée delle idee, teorie, ideologie del risorgimento Italia-Francia, perché questo veramente, su quello adesso non so, Marco, puoi rispondere se nel frattempo ci sono state riprese queste i studi sui rapporti Italia-Francia nel corso del risorgimento, e per quanto si riflettono in quest'opera della Belle Joyeuse, in quanto lei ha contribuito, sicuramente sarebbero ancora da indagare molto più sistematicamente in altri scritti, che magari ci si trovano delle tracce, riferimenti. Questo all'epoca non mi era possibile realizzare, mi era possibile comunque realizzare e studiare, trovare tanti nuovi fonti, per esempio negli archivi di Archives Nationales, biglietti scritti con Victor Cousin, Victor Considérant, che testimoniano molto bene quanto sono legati intensamente questi giri proprio di promotori di idee nuove all'epoca, di cui poi anche la Belle Joyeuse è veramente un'icona e una mediatrice tra tutti questi due paesi. E anche per questo rapporto della Francia, non soltanto si trova in quello, ma per lei anche come punto di riferimento per portare avanti la sua richiesta di libertà italiana. La Francia è per lei, per così dire, anche un paese di destino e di continuo conflitto. Trova la sua libertà lì, ha anche le sue aspettative di chiedere ai vari governi francesi nel corso degli anni, perché lei appunto dagli anni 30 fino agli anni 60, con questi interrotto il 48, il suo esilio in Turchia, che fa questo avanti e indietro continuo, e poi dopo ci sarà, credo, Sandro Fortunati a spiegarci i luoghi. Dobbiamo sempre tenere presente quante volte lei fa col treno, con i vari mezzi in carrozza, questo passaggio, non tanto, comunque ci impiega qualche giorno, e che comunque la Francia per lei è un punto di riferimento con le aspettative di essere promotore della libertà d'Italia, aiutare in quello, e va delusa più volte in vita sua. Proprio nel 48, quando lei si rivolge nel Maria Chiara Fugazza, stamattina aveva anche parlato di questo autunno caldo, quando lei c'è in Francia e si rivolge al governo francese per avere un sostegno in merito ai rivoluzionari in patria. Però lei, che conosce la Belle Joyeuse, anche Louis Napoleon, che proprio in quell'inverno, l'autunno del 48, viene eletto come Presidente della Repubblica. Appena eletto, lui abbandona l'Italia, quindi là c'è la sua delusione. Più avanti, e queste sono delle pagine anche proprio di giornalismo importantissimo, secondo me, ne sono molto contenta che sono riuscita di costruire la storia di questa testata d'Italie, che non è stata, questa è una scoperta anche testimoniata adesso grazie a questa ricerca, che non è stata fondata dalla Belle Joyeuse, ma da Victor Constant Jacoté, e lei ha collaborato per tanti anni a questa testata, pubblicata a Milano, poi a Torino, poi a Firenze, a Roma, ha fatto tutto il percorso con i governi, in lingua francese. Lei scrive in francese, rivolto a un pubblico italo-francese, sugli andamenti, le cose italiane,
con la richiesta proprio di interventi alla Francia, oppure anche come critiche, perché quando lei vede che il governo francese non dà riscontro a queste aspettative, lei non risparmia nessuna critica, veramente molto. Questi sono spunti molto importanti che secondo me, io mi sono nel mio libro, dovuto condizionare a questi spazi anche il limite di un libro, a tirare fuori queste cose che sicuramente sarebbe da indagare ulteriormente, e lo dico anche come le lacune ancora da colmare, qual è il riflesso di questa testata, per esempio l'Italia, il Francia. Queste sono ancora delle cose che non sono state ancora poste prima come domanda, quindi non ci sono ancora indagate su, ma ci saranno sicuramente tante cose ancora interessanti da cogliere e da apprendere su questa storia italo-francese del risorgimento, di cui la Belle Joyeuse sicuramente è un esponente par excellence. Credo proprio di sì, e penso anche di poter immaginare che le ricerche aumenteranno negli anni prossimi su questo argomento, perché da qualche anno uno dei filoni che vengono più sviluppati nell'ambito degli studi praticati da ricercatori e ricercatrici giovani sulla storia dell'Ottocento italiano è quello della storia transnazionale. Il Risorgimento a lungo è stato visto come un fatto in primo luogo nazionale, naturalmente, no? Visto che il progetto era quello poi di costruire una nazione. Però non c'è alcun dubbio che nel suo farsi concreto questa dimensione della circolarità, del movimento tra un paese e l'altro, molto spinto proprio dagli esuli. Gli esuli fatalmente arrivavano ad essere all'avanguardia rispetto a coloro che si lasciavano indietro, magari anche delle persone a loro vicine, critiche anch'esse nei confronti dei governi, però molto legate alla realtà nella quale concretamente vivevano. Gli esuli vanno a vivere in un pezzo di futuro che è diverso il futuro francese rispetto al futuro inglese, sicuramente, anche dal punto di vista delle condizioni di garanzia e di sicurezza in cui un esule vive. Qui c'è un punto che vorrei, come dire, provare a inserire. Io credo che si trovava particolarmente bene in Francia, grazie anche al fatto che era una trivulzio, nel senso che dal punto di vista delle garanzie che venivano offerte agli esuli genericamente, fino alla, insomma, a una bella fetta, direi, degli anni anteriori al 48, la Francia è un paese un pochino precario per gli esuli, cioè non così garantista dal punto di vista di quelli che sono comunque, insomma, l'assicurazione sulla sopravvivenza sicura, rispetto invece a quella che è nella stessa epoca l'Inghilterra, cioè respirano tutto un altro clima gli esuli che riescono ad arrivare a Londra. E credo che, come dire, questo è un elemento che vada sottolineato, la buona fortuna di Cristina a Parigi sia molto legata effettivamente anche alla sua appartenenza di ceto, di rango, e quindi un qualche cosa evidentemente che prescinde da quella che è la sua capacità individuale venga sicuramente valorizzata in un contesto. E poi, come dire, in Francia lei in fondo frequenta un circolo di persone le quali sono in un rapporto non perfettamente omogeneo, certamente, con quelle che sono le scelte governative in quel tempo, no? Cioè frequenta una Francia che è anche un po' una Francia, se non completamente di opposizione, sicuramente più avanzata rispetto alla Francia di governo. E quindi penso che all'inconsueto radicalismo del suo progetto e al suo eclettismo al tempo stesso, su questo adesso una parola, probabilmente contribuisca moltissimo anche, diciamo, questa realtà materiale. La Francia è la terra per eccellenza dell'eclettismo, Cousin conia la definizione, e io credo che però poi alla fine l'eclettismo ha rappresentato il modo d'essere di molti
gran parte delle persone che sono state politicamente attive nello scenario di quei decenni, anche in relazione all'Italia, al problema italiano. Noi siamo un po' abituati a una visione manichea che separa liberali, democratici, repubblicani, monarchici. Nella percezione di gran parte degli attori politici dell'epoca, queste etichette erano etichette fluide, che potevano non diventare comunque degli elementi di separazione radicale, che potevano essere soggette a cambiamenti, ad evoluzioni all'interno della vita di ciascuno. E a maggior ragione io credo che una percezione della sua figura come una figura eclettica aiuti a capire anche alcune incongruenze. Voglio dire, in fondo, un liberalismo aristocratico in Lombardia c'era, l'abbiamo sentito stamattina attraverso per esempio il riferimento a Federico Confalonieri, tanto per dire che forse era l'icona più significativa. Però, pur essendo una liberale aristocratica, Cristina Di Belgioioso non assomiglia in realtà a una figura come Confalonieri, cioè non è liberale perché sotto sotto è nostalgica dei privilegi antichi della nobiltà e quindi li vorrebbe di nuovo. È una liberale aristocratica in cui questa idea di libertà si svincola rispetto a dei riferimenti a una soggettività giuridica, a una soggettività storica, e diventa effettivamente, come dire, l'adesione a qualcosa che è lo spirito dei tempi. Ma sono tempi condivisi da tanti attori diversi, da tante voci, e allora possiamo trovare una aristocratica liberale la quale si incuriosisce e si appassiona magari anche a teorie di tipo protosocialista oppure pratica un umanitarismo che non è la classica, diciamo, non è il classico esercizio della beneficenza come i ceti aristocratici avevano fatto un po' da sempre, ma che è una forma di filantropismo collegata a progetti di miglioramento sociale, comunque di riforma sociale. Io credo che sia, ecco, una sonda molto sensibile rispetto a questo tipo, diciamo, di cambiamenti in corso all'epoca. Una parola ancora vorrei dire poi sulla fortuna e la sfortuna, figura sconosciuta o figura conosciuta. Credo che qua la vicenda sia abbastanza ambivalente, nel senso che va un po' a cicli, diciamo così, la chiamata all'appello di Cristina Di Belgioioso anche in sede di progetti di riflessione generale su quello che è la storia del risorgimento italiano, comunque la storia dell'unificazione. In un lavoro come quello di Giorgio Candeloro, che a lungo era il punto di riferimento essenziale come ricostruzione generale per questi decenni, potrei anche sbagliarmi, ho la sensazione che non compare proprio Cristina Di Belgioioso. Compare in lavori successivi, cioè sicuramente compare per esempio all'interno dell'Annale Risorgimento curato da Alberto Mario Banti e da Paul Ginsborg, in cui c'è moltissima un'attenzione anche, diciamo così, alle tematiche del rapporto tra genere e politica, e quindi genere e risorgimento. Però in precedenza c'erano state delle forme sicuramente comunque di inquadramento di questa figura. Te lo posso dire in base a una mia esperienza biografica personale, perché nei libri domestici lasciatemi da mio padre c'erano alcuni volumi di una collezione che usciva appena dopo la Seconda Guerra Mondiale. Aveva un piccolo canguro sull'etichetta, erano volumetti di colore rosso, si chiamava tipo Nuova Biblioteca Popolare. E in buona sostanza era un po', diciamo così, l'anticipazione di quella che sarebbe diventata poi la casa editrice del Partito Comunista in anni successivi, cioè gli editori riuniti. E nella biblioteca del Risorgimento, all'interno di questa collana, c'era Cristina Di Belgioioso, come c'era Carlo Cattaneo, come c'era Mazzini, cioè voglio dire, c'è molto il senso evidentemente di una presenza che deriva anche da quello che è il ciclo politico dell'epoca e le domande un po' che il ciclo politico dell'epoca pone poi anche alla storia, ai suoi personaggi.
E non veniva presentata come una figura eccentrica all'interno di questo volumetto che purtroppo mi si è completamente disfatto, insomma era quella stampa un po' d'accatto tipica del post-seconda guerra mondiale, i libri che uno non dovrebbe mai aprire perché una volta che si aprono sono già tutte belle scompaginate e si disperdono in mille pezzi. Cioè c'era l'idea comunque di un collegamento possibile anche tra storia del Risorgimento e storia della emancipazione femminile, insomma. In una prospettiva che per i curatori di quella collana era la prospettiva socialista, e vabbè, poi dopo si può essere più o meno d'accordo naturalmente. Insomma, mi pare che al di là anche degli studi che sono stati dedicati più agli aspetti biografici, magari con i particolari un po' piccanti, insomma, no? Che in tutte le epoche sono sempre una sonda che cattura facilmente l'attenzione dei lettori, ci sia stato già anche in passato, insomma, un'attenzione. Per me non era una sconosciuta da quando avevo 15 anni, Cristina di Belgioioso, cioè qualcosa significherà, insomma. Non... Sì, non per niente sei diventato uno storico per excellence, perché proprio c'era questo interesse. No, sicuramente queste congiunture proprio dell'interessamento, e questo proprio posso sottolineare perché ci abbiamo anche visto alcuni di questi, per esempio i scritti del 48 che sono stati pubblicati anche prima con commenti, introduzioni seri, brevi però seri, non senza fare queste piccanterie che ci sono. Poi dobbiamo vedere per esempio questi i primi come Barbiera, sicuramente questo White House sono delle biografie che si concentrano su altri aspetti. Ma quindi questo sì, per questo quadro e vista insieme, sicuramente adesso vedo l'ora che abbiamo alle 4 la prossima presentazione. Per chiudere voglio ringraziare all'amico Marco Merici ancora espressamente per essere venuto oggi con noi per presentare e dialogare su questo mio libro. Grazie mille ancora anche per la bellissima prefazione, per aver seguito questo lavoro sin da così tanti anni, e così vediamo che questa figura Cristina Trivulzio di Belgioioso lega tantissime persone come Maria Chiara Fugazza, con la quale 10 anni fa abbiamo fatto questa bellissima presentazione gli atti, e l'amica Franca che ho conosciuto anche in occasione del bicentenario, e spero che questo piccolo contributo alla storia di Cristina progredirà, crescerà, e grazie anche alla Fondazione Trivulzio che ha sede qui a Milano, forse si creano anche nodi proprio e un punto d'aggancio per ulteriori indagini. C'è sicuramente ancora tantissimo da scoprire su questa figura, sui suoi scritti, sul suo network insieme. Però essendo qui noi abbiamo ancora magari una decina di minuti, se avete delle domande ci siamo. Se non ci sono delle domande, tu ce l'hai? No? Ok. Franca, tu ce l'hai delle domande? Perché altrimenti con vista all'orario magari che ci abbiamo il cambio per il prossimo appuntamento. Sì, vi ringrazio tanto per l'attenzione. E no, io mi stavo già appassionando al tema portato da Marco con lo solito acume, cultura, eccetera, eccetera, che già lo sapevo, me l'aspettavo che arrivasse qualcosa del genere, sulla questione del liberalismo aristocratico, che appunto stamattina io accennavo, prendendo naturalmente spunto dai suoi libri, dove l'autorità è totale, però adesso me l'ha messo in discussione, allora non posso più dire liberale aristocratica, perché bisogna distinguere a suo modo, e l'ho trovato molto interessante come non so se vuoi approfondire questo particolare, perché tu hai scritto molto su questo, insomma c'hai
raccontato molto. Ma il punto è un po' questo. Fino a un certo momento delle vicende, insomma, successive all'età napoleonica, liberale aristocratico significa soprattutto qualcheduno che non desidera più almeno una parte dei cambiamenti che hanno avuto luogo in età napoleonica, in particolare che tollera malissimo la crescita della presenza statale all'interno della vita sociale. E questo, come dire, rientra nell'ordine dell'ovvietà, perché l'aristocrazia anche nell'Ottocento è comunque erede di una tradizione nella quale l'autogoverno territoriale attraverso gli aristocratici era assolutamente il modo normale di concepire la vita collettiva, e quindi, diciamo così, questa presenza statale diventava un qualche cosa di sgradito, invasivo, perverso tendenzialmente. E, dopodiché, secondo me, cambiano un poco le cose nei decenni della Restaurazione, perché man mano c'è anche un po' un'avanzata di un punto di vista individualista, cioè una civiltà basata sulla idea comunque della centralità dell'individuo, che dà un poco lo scacco anche a una tradizione di libertà di tipo corporato, invece, come era la libertà aristocraticamente intesa in maniera tradizionale. Cioè, credo che ci sia in ogni caso questa svolta per tanti degli aristocratici, quali diventano militanti di una partita che per molti di loro comporta anche un destino tragico, cioè rischiano la vita e la perdono anche la vita talvolta nella militanza per un progetto di libertà. C'è un qualcosa che va oltre da questo punto di vista. C'è un bel libro appena uscito, i cui primi due capitoli danno modo di ragionare ulteriormente su questo argomento. È il libro di Paolo Macri, che è uno storico napoletano, che si intitola Storia di fuoco, ed è una storia, diciamo, per episodi dall'inizio dell'Ottocento fino agli anni 80-90 del Novecento, nella quale vengono tematizzate le figure di coloro che hanno una passione talmente forte per la politica da arrivare a mettere in conto sostanzialmente anche il sacrificio della vita, o comunque una totale identificazione che corrisponde sempre anche all'identificazione con un progetto che viene inteso come un progetto di libertà. Il primo capitolo è dedicato a Sant'Ore di Santa Rosa, per esempio. Il secondo è dedicato ai martiri di Belfiore. Chiaramente nel corso del libro gli attori sociali cambiano, però in partenza ci sono molti aristocratici all'interno di questa ricostruzione. È un libro di lettura, come dire, molto coinvolgente, racconta molto bene, secondo me, una vicenda che non sempre è stata tematizzata in quanto tale. È un po' l'idea di come si passa da una percezione di libertà come privilegio, e questa è la matrice del liberalismo aristocratico, all'idea invece di una libertà come diritto individuale. Questa è una metamorfosi, nella quale però, come dire, gli attori coinvolti, che la dimostrano anche con la propria esistenza, nell'Ottocento spesso sono degli aristocratici. Non c'è dubbio che sia un potente bacino di alimentazione, in particolare la generazione giovane ogni volta degli aristocratici, e quindi in quest'epoca gli aristocratici suscettibili di essere anche romantici, perché compartecipi di quella che è la cultura, la temperie generale, insomma, dell'epoca. Io questo mi sentirei di dire. Ora, rimane il fatto che l'unificazione nazionale italiana, come di aristocratici, ne conta in una certa quantità, no? Se vogliamo vedere in questo lo sviluppo comunque appunto di una ricerca di libertà. Voglio dire, il sigillo principale è comunque di Camillo Benso, conte di Cavour, ma come per quello che riguarda lui potremmo ricostruire delle genealogie aristocratiche interessanti, insomma, in tanti contesti, in particolare in quello lombardo, ancora fino, sebbene una figura come Carlo Cattaneo non vedesse con molta simpatia i liberali aristocratici lombardi, ma insomma era un punto di vista diverso, un altro retroterra
diciamo, antropologico che veniva portato avanti. Volevo chiedere, questa magnifica figura di Cristina, appunto a proposito del suo liberalismo, della sua ansia, mi pare anche riformista, è riuscita a realizzare qualcosa nell'ambito dei suoi possedimenti? Mi pare di aver capito che comunque è vissuta poco a Milano e non so, a Locatelli Trivulzi, no? Mi pare che la famiglia avesse possedimenti. Grazie. Sì, rispondo un attimo come in quanto biografa. Sì, lei è anche riuscita a realizzare alcuni dei suoi progetti proto-socialisti, proprio a Locatelli Trivulzi, dove lei torna negli anni, inizio degli anni 40, dopo 10 anni di seguito a Parigi, dove lei ha incontrato sì, i proto-socialisti, ha conosciuto proprio le idee proprio dei primi socialisti e attua a Locatelli Trivulzi nelle sue tenute delle riforme sociali sull'impronta dei primi socialisti, fondando appunto, sì, agevolando le condizioni di lavoro dei suoi lavoratori, costruendo delle strutture di riforma come il scaldatoio, che fondano delle scuole. Tutto questo lo svolge nel corso degli anni 40, che cerca anche in questa, e le riesce molto bene, perché lei così trova anche un grande, sì, applausi anche dalle autorità lombarde, più austriache all'epoca del governium qui di Milano, che loro in qualche forma approvano poi anche verso gli anni 44, che lei riesce di convincere proprio dell'utilità di fare delle riforme in questo senso, mentre trova... lì ci siamo su questo anticonformismo che evoca o provoca piuttosto negli ambienti aristocratici di Milano un impulso di respinta, perché la dicono comunista e loro non vogliono seguire l'esempio della Belgioioso. Quindi là ci siamo anche in questo che lei importa dalla Francia nuove idee che cerca di attuare in Italia, dove è un po' vista da troppo lontano, da troppo fuori, da troppo anticonformista, e quindi va anche un po' respinta. Però queste sulle sue dimore rimangono in piedi ancora fino al 48, poi con gli avanzi della rivoluzione si perdono un po' queste iniziative, e negli anni più tardi della sua vita non c'è una documentazione in quanto lei segue questi lavori o meno, saranno ancora da scoprire. Ecco. Ecco, ci sono altre domande? No? Va bene. Allora vogliamo chiudere questa parte della presentazione del libro e ringraziamo ancora Caroline e Marco Meriggi per i loro interventi, per il loro dialogo colto, interessante, che vorremmo sentire, continuare a sentire, ma adesso dobbiamo andare avanti. Vi ringraziamo molto. Allora passiamo... Allora, passiamo all'ultima parte della giornata con il titolo Approfondimenti su attualità e eredità. Credo che Sandro Fortunati e Marino Viganò hanno unificato il loro intervento, vedete, con una bella proiezione di immagini per chi ancora si può fermare.
Vi presento Sandro Fortunati e Marino Viganò. Allora, Sandro Fortunati non è uno storico, è un appassionato per ragioni di origine familiare alla vita di Cristina Trivulzio di Belgioioso ed è impegnato da decenni, ormai ci conosciamo da moltissimi anni, in questa ricerca di documenti a lei legati. Ha ritrovato addirittura archivi familiari perduti, tra cui un archivio che la Fondazione Trivulzio ha potuto salvare e rendere disponibile agli studiosi. È autore del sito cristinabelgioioso.it, dove potete avere numerose informazioni e notizie, e dell'articolo Memorie di un esule, gli articoli di Cristina di Belgioioso su un giornale americano molto interessante, sulla rivista Storia in Lombardia. Ha curato in varie occasioni mostre e presentazioni riguardanti la vita della principessa nel comune di Locate, dove abita, appunto per essere addirittura vicinissimo quasi dentro il castello dove Cristina abitava e nell'Interland milanese. Marino Viganò, che già avete avuto occasione di conoscere come direttore della Fondazione Trivulzio, è uno storico ed è, direi, esperto di un personaggio che è molto interessante da approfondire, Gian Giacomo Trivulzio il Magno, su cui ha scritto diversi libri, uno in particolare che mi incuriosisce molto, che è in uscita, che si chiama Ingenium superet vires, ascesa, fortuna, declino del maresciallo Gian Giacomo Trivulzio, in uscita nel 22. Sì. Quindi un tema molto interessante che avremo occasione di ripigliare, molto bene. Allora, prego. Grazie, sì, data la densità del lavoro biografico svolto da Caroline Röhrig, si è pensato a questo punto, proprio tra Sandro e me, di accompagnare, per immagini più che per parole, nel tragitto biografico di Cristina, per vedere nei fatti, ovvero visivamente, quanto il volume restituisce attraverso i documenti. Si è già accennato a diversi luoghi, a diverse iniziative e a diversi personaggi anche, che restano anonimi finché non se ne vede i volti. E dunque si è pensato di partire da qui per andarla a trovare nei luoghi che l'hanno vista nascere, vivere e operare. E naturalmente va ricordato come Cristina nasca 1808 ancora nel regno italico napoleonico, nella parte di regno italico che poi in una seconda immagine vedete divenire il regno lombardo-veneto del 1815, in una delle aree più ricche d'Italia, anche più avanzate intellettualmente, nasce in un regno italico che è sotto l'autocrazia napoleonica, questo ha anche un certo peso perché non è certo un'età di grandi libertà individuali o collettive, l'aristocrazia è assoggettata all'obbedienza a Napoleone, nasce in una Milano, che vedete in una carta manoscritta dell'epoca, del 1814, questa non è una stampa, ci mostra in fondo una città che coincide ancora con la cerchia dei Navigli, ben poco è andato a riempire lo spazio dei bastioni spagnoli, conta all'incirca un 100-120 mila abitanti per epoche, è una città appunto abbastanza avanzata, che ha conosciuto uno sviluppo notevole, soprattutto nella seconda metà del Settecento, quando si è installato un ramo della famiglia degli Asburgo-Lorena come governatori diretti di questa parte del loro dominio. E questo è il contesto in cui prende vita. Buongiorno. Allora, come ha detto Marino, le diapositive, le slides, come vogliamo chiamarle, sono tantissime, per cui mi piacerebbe addentrarmi in ogni casa, in ogni luogo, andare nei dettagli, negli aneddoti, ma il tempo non lo permette. Per cui iniziamo ovviamente da Milano, come ha detto lui, nel 1808, e questo è il palazzo dove è nato.
Il palazzo è in piazza Sant'Alessandro, palazzo Trivulzio, tuttora esistente, al contrario di altre case che purtroppo si sono perse nel tempo e nelle distruzioni. Questa è ancora presente in piazza Sant'Alessandro, dietro piazza Missori, proprio in centro a Milano. Lei è stata battezzata di fronte, nella chiesa di Sant'Alessandro, proprio di fronte al palazzo, palazzo che, in cui abitava il padre Gerolamo insieme alla moglie Vittoria Gherardini, che avete mai visto e conosciuto, solamente 2 anni prima. Si erano sposati nel 1806, lei è nata nel 1808. Questo padre non l'ha mai conosciuto, visto che è morto pochi anni dopo, 4 anni dopo, nel 1812. Cosa succede? La madre, Vittoria Gherardini, si risposa solamente un anno dopo, nel 13, si risposa con Visconti d'Aragona. Anche questo è stato visto nella mostra, cioè il ritratto nella mostra qua sopra. In questo frangente, in questo periodo di un anno o di poco più, Cristina frequenta la casa della madre della nonna, cioè della madre di Vittoria Gherardini, che è Teresa Litta Visconti Arese. Lei aveva una bellissima villa ad Afori, in cui si vede adesso la villa dal di fuori, che è all'interno di un parco, e questo interno, che fortunatamente è stato rimesso tutto a posto. Fino a pochi anni fa era praticamente distrutto, era diventato un deposito. Fortunatamente certe cose vengono rimesse a posto, per cui negli ultimi 10 anni è stato rimesso a posto. Afori, che ovviamente era fuori Milano, era un paese molto fuori Milano, per cui parleremo dopo delle varie peripezie, delle varie difficoltà di spostamento. Si sposa con Visconti d'Aragona e va ad abitare in questo palazzo, proprio di fronte alla Pinacoteca di Brera, via Brera, Brera al civico 1556. Ricordo che i numeri civici erano ancora a spirale, cioè a Milano, per cui partivano dal centro, da Piazza Reale, mi pare fosse il numero 1, e poi a spirale facevano tutta la città, per cui questo aveva il numero 1556, non era dipendente dalle vie. Questi numeri si vedono ancora sopra alcuni palazzi in centro a Milano, ed è divertente legarli al passato. Questo è il 1556. Qua si vede, Cristina piccola, uno dei pochi ritratti in cui lei è piccola, di cui però ce ne sono alcuni anche qua sopra, e si vede una delle poche immagini del palazzo che poi è stato completamente distrutto. Era un palazzo fatto a metà perché il proprietario, o quello che ha voluto la costruzione di questo palazzo, poi è morto, è diventato papa, ma poi è morto, per cui era rimasto a metà. Lo vanno a abitare, l'immagine che c'è sopra, in mezzo, è un interno. Ora, il fatto che questo interno, e sono delle immagini che sono anche queste presenti, gli originali qua sopra nella mostra, se fosse stato lì questo interno, se fosse stato un altro palazzo di via Palestro, al tempo via Isara, è un mistero, nel senso che bisognerebbe andare, come ha detto Caroline prima, ci sono sempre ricerche da fare, bisognerebbe andare a vedere negli archivi Ghirardini probabilmente quale fosse il palazzo esatto. Si sa per certo che lei abitava insieme a Visconti d'Aragona nel palazzo di via Brera, in cui Cristina era piccola. La famiglia Gherardini aveva diversi palazzi, tra cui anche uno in strada Isara. Dopo la morte della madre di Cristina, ci va a abitare Ernesta Bisi. I legami sono sempre quelli che abbiamo sentito. E infatti sappiamo da Cristina e da Liszt, in una loro corrispondenza, che lei manda a Liszt una volta a Milano a suonare il pianoforte a casa di Ernesta Bisi, ed è in casa Confalonieri al tempo, quella che dopo diventerà casa Confalonieri, in strada Isara. Io penso fosse via Brera, però è solamente un'ipotesi personale. Cosa succede? Ha soli 16 anni, per cui pochissimo. Si sposa con Emilio Belgioioso, per cui si trasferisce. Il matrimonio è in piazza San Fedele, anche la chiesa è ancora visibile tuttora.
si sposa con Emilio a 16 anni, il matrimonio sappiamo che non dura per molto, per cui ha un piccolo trasloco, nel senso che va inizialmente a fare il viaggio di nozze a Merate, il castello di Merate di Emilio Belgioioso. Sta alcuni mesi con i suoceri e poi torna e va a abitare al Palazzo Belgioioso. Palazzo Belgioioso che è attualmente ancora in piazza Belgioioso. Quella foto è già diventata vecchia perché adesso di fronte c'è la statua, proprio lì di fronte. Anche in questo palazzo non ci rimane per molto tempo. Non ci rimane per molto perché il matrimonio va male, lei inizia, non si sa se come scusa o come effettiva necessità di salute, inizia a muoversi, andare in località termali e da lì inizia i suoi eterni viaggi. Eterni viaggi perché lei si sposta continuamente. Se si analizzano le lettere, che sono alla fine la fonte principale, la fonte più veritiera, mettiamo così, della vita di una persona, in questo caso, vediamo che ogni lettera è da un punto diverso. E quasi sicuramente, se si prendono due lettere, in mezzo c'è stato un altro spostamento, perché lei o riferisce di qualche altro spostamento. Piccola parentesi, in questa immagine ci sono le carrozze, proprio per dire che un altro luogo molto utilizzato dalla principessa, luogo effimero, luogo un po' virtuale, se vogliamo dirlo con termini moderni, è la carrozza. Lei trascorre ore e ore e ore in carrozza, diventa un suo luogo. Bisogna ricordare che gli spostamenti in carrozza erano a una velocità di circa 10 km all'ora, le poste erano ogni 10 km più o meno, per cui ci voleva da Milano a Parigi, quelle sono tutte le poste che ci sono tra Milano e Parigi, sono 113 poste a un'ora l'una, lascio fare il conto, ovviamente nel tragitto c'erano decine di possibili imprevisti, nel tragitto c'erano anche i cambi dei cavalli a ogni posta, nei cambi dei cavalli potevano esserci mille problemi perché il signorotto di turno poteva aver preso tutti i cavalli perché doveva trasferirsi da una parte all'altra, per cui lei a volte rimane ferma in una posta perché non ci sono i cavalli. Le poste italiane come luogo anche per dormire, le poche ore che dormivano di notte erano pessime, da quanto si dice in Francia erano migliori, in Inghilterra forse erano ancora meglio. I costi, costava tantissimo, c'erano un franco per ogni cavallo, un franco per ogni postiglione, un franco se si voleva il corriere che andasse avanti a preparare i cavalli in modo da risparmiare 5 minuti. Se si andava con le diligenze, cioè quelle pubbliche, lei, Cristina, nella sua vita usa un po' di tutto, diventa un'esperta nei trasporti, costava 142 franchi, più o meno diciamo 142 lire. Se si fa riferimento al fatto che un giornaliero poteva guadagnare una lira al giorno, si vede come la cifra era altissima. Ovviamente non potevano, la gente normale non andava a piedi, infatti c'erano veramente a piedi. Dunque, guardare fuori dalla porta di casa. Uno dei suoi primi viaggi importanti e significativi è nella vicina Svizzera, che allora dal 1798 una prima volta, dal 1815 è una confederazione di 22 cantoni, con la conformazione che vediamo e con una... In quel periodo in particolare, durante il viaggio del 1830, in una fase detta di rigenerazione, ovvero una parte del paese è già liberal radicale e avanza verso quella che noi possiamo considerare la modernità, una parte è reazionaria, in particolare i cantoni cattolici, quelli interni, quelli di campagna e di montagna. È un paese complesso, dunque, verso il quale si porta, con un paio di tappe significative da prima, e sono a Ginevra e a Berna, ancora due città
abbastanza congelate dentro le loro tradizioni, per approdare poi nel giovane cantone Ticino, formato da poco, dal 1803, prima erano 8 distretti soggetti ai cantoni sovrani, un cantone che si sta formando allora proprio nell'alveo di quella rigenerazione. Il soggiorno suo, di Cristina si intende, a Lugano, dura ben poco, solo l'estate del 1830, ma ha un'impronta profondissima nel determinare l'intero suo percorso successivo, politico e intellettuale. La Lugano dove arriva è una cittadina di poche migliaia di abitanti, a bordo lago, tagliata fuori da tutte le linee di comunicazione, perché notoriamente non esiste ancora il ponte diga che solo nel 1847 collegherà il Comasco con la città. Si entra solamente e si esce da Ponte Tresa, come per tradizione, ma in questo periodo ha una particolarità. Nel cantone Ticino, di cui Lugano è la capitale, viene rovesciato quello che si chiama il regime quadriano, cioè un governo che dal 1814, retto da un Giovanni Battista Quadri, da giovane rivoluzionario, poi accostatosi al Bonaparte e poi approdato alla conservazione, se non al reazionarismo, dunque aveva bloccato, congelato l'intera vita politica del cantone, che non riusciva a progredire. Il suo antagonista, lo vediamo vicino, è Stefano Francini, uno dei costruttori del cantone Ticino. Ora, queste due figure si sono alternate proprio durante l'estate di quell'anno. Francini già aveva pubblicato l'anno prima, nel 29 a Zurigo, una richiesta di riforma del sistema ticinese, si è riusciti a ottenere, vedete la data, il 4 luglio 1830, il Ticino diventa un cantone antiquato ma con un governo liberale radicale. Questo è l'ambiente in cui arriva Cristina, nel quale sono già approdati e continueranno ad arrivare altri esuli che lei incrocia, Sidoli, Bellerio, Mazzini, e l'ambiente luganese, nel quale fra l'altro lei stessa cerca di far salire la madre e le sue conoscenze, la Ernesta Bisilegnani, tenuta già allora proprio per queste richieste e perché si trova in un paese radicale, oramai come si dice, del liberalismo, dalla polizia austriaca di Milano. Dunque da questo momento entra in contatto con un liberalismo non più teorico ma pratico, applicativo, e ne vede la prima applicazione in una terra di lingua italiana, la prima, perché in Italia non esiste nulla del genere, nemmeno in Piemonte, e entra dentro il cono di osservazione della polizia. Ha due residenze, in particolare Villa Tanzina, non esiste più, e in Piazza Cioccaro, il palazzo di istituttore, che è quello del conte Stefano Riva, uno di questi soggetti del mondo liberale. Gli altri che incrocia sono Giovan Battista Morosini, la moglie Emilia Zeltner, e i due, il figlio di entrambi, cadrà a Roma nel 1849, tra l'altro, quindi sono tutti patrioti liberali. In questo ambiente la cerchia delle conoscenze di Cristina si amplia, entrando in contatto appunto con il segretario di Stato Francini, con Vincenzo D'Alberti, abate letterato di inclinazione liberale, Giacomo Luvini Perseghini, che è sindaco di Lugano, deputato alla Dieta federale, colonnello federale. Sono tutti soggetti dell'aristocrazia, in sostanza, ma tutti liberali che stanno applicando questo sistema. E Cristina prende parte alle loro riunioni, incontra due altri esponenti del liberalismo classico ticinese, Filippo e Giacomo Ciani, ricordiamo anche Filippo Ugoni se si vuole, e dunque in questo momento inizia anche a prendere la parola al fianco loro. Entra in uno dei salotti che contano di Lugano, in cui si discute di una riforma più generale dell'intero paese, dell'intera Svizzera, se si vuole, e della modernizzazione di un Ticino che è stato trasformato in un paese liberale. Dunque da questo momento inizia la sua carriera, soggiorno brevissimo,
ma che cambia completamente la prospettiva. Difatti, le sue frequentazioni, e se ne ha notizia proprio dai rapporti della polizia austriaca, la portano sotto la lente direttamente del governatore della Lombardia asburgica, che ne scrive al cancelliere dell'impero. Dunque Cristina si è portata all'età di 22 anni all'attenzione di due soggetti che hanno una bella prospettiva larga di cose da tenere in conto e non può più fare altro che scegliere due vie, o rientrare nei ranghi, come le consigliano benevolmente, o prendere un'altra strada. Lei decide proprio da Lugano di seguire quest'altra strada. È riuscita a farsi rilasciare una patente che ne certifica la cittadinanza ticinese, perché i suoi avi avevano già la cittadinanza svizzera, alcuni dal 1796, altri dal 1808, alla sua stessa nascita. Dunque si imbarca, per modo di dire, da Magadino, che è una località sul Lago Maggiore, sul Verbano, che vediamo in un dipinto del tempo, e si reca a Genova, primo passaggio. Quando viene ricercata, quando si è di essere ricercata, anche lì ha ancora due scelte soltanto, o rientrare nei ranghi oppure profilarsi del tutto, ed è quello che fa, varcando clandestinamente la frontiera con la Francia, 17 novembre 1830, aveva ricordato la frontiera è sul Var, non è a Ventimiglia, perché Nizza fa parte ancora del regno di Sardegna, Piemonte, dunque un pochino più in là. A questo punto si è visto come il passaggio per quella Svizzera nella fase della rigenerazione ha deciso, o meglio, le ha dato il tema per decidere cosa fare. Intanto non rientrare nella Lombardia asburgica, ma di andare alla ricerca di alcuni contatti che aveva già anche per questioni di salute, si reca in una località che si chiama Carqueiran, incontra il medico che è ginevrino, Marc Jacob d'Espin, e lì c'è il contatto fondamentale con lo storiografo Augustin Thierry, che abbiamo già sentito citare, e il contatto a Marsiglia, questo è un daguerrotipo del tempo, con la giunta liberatrice italiana. Dunque ha scelto di non rientrare in Lombardia, ha fatto questo passo importante ed è entrata in contatto con ambienti che sono in un certo senso ancora più radicali di quelli luganesi. Poi c'è la Prodo a Parigi, qui posso forse aggiungere due cose. Sì. È la Parigi di allora, se Milano ha 100.000 abitanti, Parigi ne ha 5 volte tante, è una grande capitale europea, soprattutto intellettuale, ha ancora dimensioni relativamente contenute, questa è la pianta del tempo, che corrisponde ai Fermier, cioè la cinta daziaria, non si è ancora espansa, è la capitale francese in realtà, si può dire, dalla rivoluzione, dal 1789, perché prima c'era Lione, poi c'è stata Tours, poi c'era Versailles, ma il periodo rivoluzionario della grande rivoluzione ha portato Parigi al centro, perché è lì che si prendono le decisioni, ci sono i club da allora, e si fa la grande politica non solo francese. Qui vediamo la città anche in un daguerrotipo coevo. Lei approda dunque in una delle grandi capitali europee, ma capitale intellettuale, non per ampiezza, per estensione. E lì si colloca. Sì, torno un attimo indietro, perché mi piace dirlo, della casualità della vita, della storia, nel fatto che d'Espin, cioè il dottore da cui che lei conosceva dalla Svizzera, aveva conosciuto Thierry per caso in un viaggio in carrozza, perché in carrozza, nelle carrozze pubbliche, si stava per giorni e giorni e giorni, mi pare fosse da Lione a Parigi o comunque da Lione o forse da Lione a Carqueiran, non mi ricordo, comunque sono state delle ore in viaggio d'Espin e Thierry, da lì si sono conosciuti, per quello che nella casa di d'Espin di Carqueiran c'era Thierry, per cui la catena arriva a volte per caso. Arriva a Parigi, ma Parigi non sta ovviamente ferma in una casa, ma ne gira almeno 8, che io sappia. 8 compreso le case di villeggiatura appena fuori Parigi. Di queste 8 case, però, le principali sono 2. All'inizio, appena arriva, non ha soldi, per cui va prima in un albergo, però non se lo può permettere, poi va in un'altra casa al quarto piano ovviamente senza ascensore,
al tempo, diciamo, per una principessa che era nata in un palazzo era un po' difficile, un po' strano. Va in una zona dove combinazione abita Lafayette. Lafayette che gli era stato presentato da Mignet, che era stato presentato da Thierry a sua volta alla catena. Per cui anche quella è un po' la casualità, nel senso la zona in cui va a abitare, forse mi piace pensare che era perché è vicino a quelli che conosceva, per cui alla fine va a abitare a poche centinaia di metri da dove abitava Lafayette. Nelle case che dicevo importanti sono principalmente due, una è in Rue d'Anjou, era in Rue d'Anjou, e una in Rue de Montparnasse. Questa qua è in Rue d'Anjou, d'Anjou Saint-Honoré 23, anche lì a me piace da appassionato fare certe ricerche, per cui volevo sapere che fine aveva fatto questa casa. Il caso vuole che si vede nell'immagine là in mezzo un pochino col cerchio rosso, c'è già si vede, c'è già una bella riga, doppia riga obliqua, che dice che lì ci sarà, verrà buttato giù praticamente tutte le case in quel circondario, perché viene fatto il boulevard de Malesherbes. Questo per colpa, tra virgolette, di Napoleone III, che aveva incaricato il barone Haussmann di rivedere urbanisticamente tutta Parigi. In realtà quel boulevard de Malesherbes era già previsto prima, però effettivamente viene a poco a poco attuato da Napoleone III e dal barone Haussmann. Per cui la casa combinazione è esattamente dove doveva essere distrutto tutto. Anche lì è difficile trovare le case, perché ovviamente i numeri civici erano già per via, però continuavano a cambiare, perché le vie stavano ancora, c'era ancora evoluzione, per cui si allungavano, si accorciavano, per cui cambiavano tutti i numeri civici, per cui se si va a vedere sui giornali dell'epoca ogni volta il numero era diverso. Al momento in cui l'aveva della vendita aveva cambiato già tre numeri civici, comunque era il 23, quello sicuro. Dopo Rue d'Anjou, che è il posto in cui dal 1835, siamo arrivati al 35, lei fa tutto quello di cui si è parlato stamattina oggi, ovvero i concerti tra Chopin e Liszt, riceve gli storici, i Mignet, piuttosto che tutti quelli che vengono descritti dalla biografia, da tutte le biografie, di cui non accenneremo adesso, e comunque è quella in cui lei fa salotto, dove crea salotto, dove fa i concerti. La seconda, cioè quella in Rue Montparnasse 4 bis, che poi diventa 28, dopo diventa 32, che prende più tardi, per cui già quando è già tornata a Locate, ha già intrapreso diverse altre cose, è più una casa in cui non fa salotto, più da sola, in compagnia del solo Agustin Thierry, che nel frattempo la sua cecità era avanzata, non si muoveva sempre meno, l'aveva inizialmente messo, tra virgolette, in una casa in Rue de Corcel, che era lontano, poi prende questo pezzo di terra molto grande, fa mettere a posto una dépendance e lo mette in questa dépendance. Dopo, nel corso del tempo, a un certo punto deve vendere questa casa, per cui Agustin Thierry riesce a trovare una casa esattamente di fianco in cui abitava Quinet, ed è dove poi è morto e dove c'è ancora oggi la targa. Questa casa è rimasta, fortunatamente adesso è dell'istituto francese Stanislas. Comunque, qua si vedono le immagini di Mignet, Lafayette. Questi sono i personaggi che giravano in quell'ambiente. Qui c'è proprio l'influsso. Qui, dopo aver appunto avuto contatti sporadici all'inizio appunto a Carcheran e a Marsiglia, con l'installarsi a Parigi attraverso Mignet si apre il ventaglio di tutte quelle che noi possiamo ridurre al termine conoscenze, ma che sono tutti altrettanti influssi. Così come influssi suoi sono quelli di aprire la casa a musicisti di fama,
Salotto, su cui adesso non entriamo nei dettagli, ma è il sito in cui si fa politica, oltre che si fanno gli incontri che contano, che danno un tono, e molto presto il Salotto di Cristina diventa uno dei principali, proprio perché raccoglie questa intellettualità di orientamento appunto liberale, liberale classico, con sue frequentazioni però già anche di soggetti più eterodossi, tendenti verso appunto il protosocialismo. È appena il caso di ricordare di Fourier, di Saint-Simon, c'è una piccola sbandata in quella direzione che rientra poi, però tutto questo mondo, e poi il legame con Migné che sacralizza in un certo senso con questo matrimonio morganatico alla Madeleine, che vediamo lì sotto, sempre un daguerrotipo coevo dell'epoca, dunque, la inseriscono appieno nell'ambiente e soprattutto danno il via a tutto quell'enorme suo lavoro di cui abbiamo sentito. Qui parte veramente, ha lasciato naturalmente Milano, ha scelto Parigi. E adesso opera. E poi c'è l'episodio. Questo è l'unico posto fuori Parigi diverso dagli altri, nel senso lei ha tutte le sue zone di villeggiatura erano a sud-ovest, praticamente verso Versailles. Questo è l'unico posto in cui lei evidentemente non riceve e non vuole farsi vedere. È il Plessis-Chaman, che è un paesino vicino a Senlis, a nord-est di Parigi, in cui lei fa registrare una figlia a nome del suo segretario, cioè di Bianchi, e sua moglie Josephine Jelinski, la sua figlia Maria in realtà viene registrata come legittima, ma di un'altra coppia, cioè non risulta assolutamente. In alcune biografie infatti si parlava che questa bambina veniva chiamata come signorina Bianchi e non si capiva perché. In effetti lei ufficialmente era la signorina Bianchi, perché che poi Bianchi non era nemmeno il suo nome, era il numero a Bolognini. Sì. Vabbè. Si vede sulla destra, purtroppo un po' difficile da leggere, l'atto ufficiale del battesimo di Maria Cristina Vittoria Valentina, se non sbaglio. Queste sono le altre abitazioni di Cristina fuori da Parigi. Come dicevo anche prima, lei continuava a muoversi in carrozza, poi organizzava i viaggi per i suoi amici, mandava le carrozze, per certi pezzi in treno perché iniziava ad arrivare il treno. Zone, sì, è vero che era Versailles, però non era la Versailles vicino al palazzo, ma in alto a sinistra si vede praticamente una foto presa 100 metri da dove era casa sua, appena fuori dall'Octroi, che è una barriera, e come si vede non c'è assolutamente niente, cioè lei amava isolarsi. Quella alla destra invece è un po' diversa, perché è l'unica vacanza, penso, che abbia fatto nella sua vita in Inghilterra, alla fine del periodo parigino, cioè dal 1830 al 1840 circa, ha questa vacanza insieme ai cugini Litta e la sua amica Caroline Jobert e sua figlia, ovviamente, a ovest di Londra, a Thicktorn, in questo castello di Thicktorn, che molto probabilmente era quello. E mentre i suoi cugini scorazzano, poi vanno in Irlanda in giro, lei è lì a leggere e un po' a volte riesce anche a seguirli. Lasciata questa, torna a Parigi per pochi mesi, dopodiché torna effettivamente in Italia. Passa da questo paese Bad Ems, che è una località termale, dove rimane alcuni mesi, sempre in compagnia di solite persone, perché lei usava muoversi sempre con una sua protetta, Madame Goulard, Eleuteria, che è un personaggio enigmatico, Eleuteria Pio, un'altra sua protetta, una ragazzina, diciamo, e sua sorella, che chiamava in realtà Valentina Visconti, perché Valentina Visconti era il secondo nome, il primo suo cognome, perché Valentina Visconti era un nome molto altosonante e risultava molto bello, e viaggiava sempre con loro.
lascia Vadems e arriva a, passando da Ponte Tresa, che era come prima citato, arriva finalmente. Questa è una stampa dell'epoca e si passa da questo laghetto, perché si entra in Lombardia ancora da lì, quindi si arriva da fuori, si entra in Lombardia dal Varesotto e va nel suo feudo locale. Arriva a Locate, qua ci sarebbe ore di parole. Diciamo che, a parte il rilievo che hanno detto prima di tutte le opere che fa Locate, ritrova il suo palazzo. Lei aveva di famiglia due palazzi, uno a Melzo, un palazzo di Trivulzio di Melzo, e uno di Locate. Quello di Melzo l'aveva venduto nel 38, se non sbaglio. E questo le era rimasto, era anche la fonte principale di tutti i suoi averi che aveva speso a Parigi, aveva speso per tante cose. Arriva e, ovviamente non abitando più nel Palazzo Trivulzio, dove c'era il cugino, se non sbaglio, di Milano, va a Locate, che lei non aveva vissuto soldi per pochi anni, perché si sa che suo padre voleva fargli una cameretta per lei quando era piccola, ma non c'era praticamente mai stata. Trova un possedimento grandissimo, perché il palazzo stesso è 100 metri di lato, per altri 100 metri ha un parco enorme di diversi ettari, e possedeva tutto l'attuale paese di Locate più Villa Maggiore, Opera. Aveva un possedimento enorme. Ritrova una situazione pessima, come è stato detto, dei contadini, per cui si rimbocca le maniche e inizia a parlare milanese, cosa per lei un po' atipica. Infatti dice che a fine giornata aveva mal di testa perché non era più abituata a parlare milanese, e inizia a fare le scuole, inizia a istruire. Qui chi volesse nel lavoro di Caroline trova la quantità e la qualità del suo impegno sul feudo di Locate, che le valgono, è stato ricordato l'elogio del pedagogo Ferrante Apporti, che lei chiama in quella data a visitare, dice vieni a vedere, è riuscito, funziona, è di qualche anno dopo, come si vede, è stata una gestazione lunga. E anche del governo austriaco, che non vede in maniera negativa questa sperimentazione, semmai anche questo è stato ricordato, sono i suoi vicini di casa che dicono ma come, che ci tocca anche a noi adesso pagare le persone per lavorare. Allora, è un esperimento interessante che si rifà intellettualmente ai contatti a Parigi con gli ambienti furieristi, appunto sansimoniani, senza portare all'estremo della radicalità di questo pensiero, il falansterio, eccetera, eccetera. È molto complesso e nelle pagine del volume è descritto bene. Ma qui per dare un colpo d'occhio sul risultato, lì è quanto rimane di uno dei suoi primi esili, una vecchia foto naturalmente. No, delle c'è ancora, sì, c'è, forse non in queste condizioni, le provvidenze proprio a favore della popolazione. Beh, si rende conto che la vita che ha potuto fare a Parigi, poi dopo la restituzione dei beni con grande larghezza, vengono da delle condizioni tremende nella Lombardia, che è uno dei paesi più avanzati, che ha già avuto i fisiocratici nella seconda metà del Settecento, quindi pur in un'area di grande sviluppo nel campo agricolo, le condizioni queste restano e sono quelle tipiche. E poi c'è il ritorno a Parigi completamente diversa intanto, perché la città ha avuto un'espansione formidabile. Quando ritorna trova già la città che si è espansa agli attuali limiti, quelli di oggi, quelli dei boulevard periferici, cioè dei bastioni di Thiers che si vedono, che hanno ampliato quasi del doppio la superficie edificabile, che è una città che sta espandendo rapidamente, che è uscita dalla cerchia del muro finanziere e che diventa sempre più capitale europea anche dal profilo intellettuale. Lì la vediamo più o meno in quegli anni, in un suo ritratto, e nel momento in cui appunto combatte le sue battaglie con Gazzetta Italiana, l'Ausonio,
con un breve soggiorno a Londra, in quello che noi, naturalmente vedendo le cose da poi, chiamiamo il biennio di preparazione, ma nessuno sapeva allora cosa si stava preparando di quella che era la primavera dei popoli del 48. Era una preparazione tesa innanzi attraverso i giornali e i contatti personali, perché la visita a Londra sarebbe per avere un colloquio che poi non riesce a combinare col primo ministro Benjamin Disraeli. Notoriamente l'Inghilterra allora guarda con favore alla causa del liberalismo italiano, non fosse altro in senso antifrancese, mettiamola così, perché poi si parla sempre di elite dappertutto, eh? Poi a Londra ci sono gli slums dove i bambini di 5 anni lavorano in sottoscala, ma vabbè, fatto la tara su questo, le elite pensano a quello che arriverà dopo, notoriamente, che nessuno può prevedere cosa improvviso e di tale ampiezza. Ci sono rivoluzioni che sconvolgono l'intero sistema europeo, dalla Francia stessa, dove viene rovesciata la monarchia moderata di Luigi Filippo, ma che sta diventando sempre meno moderata, a tutti gli altri paesi, Ungheria, l'Austria stessa, l'impero germanico vengono scossi e notoriamente la penisola italiana. Questa è l'altra fase in cui si inserisce, ed è stato ricordato, l'episodio che per noi è di casa delle cinque giornate di Milano, 18-22 marzo, per ricordare perché un viale milanese si chiama 22 marzo. L'itinerario di Cristina è quello di cercare già da prima dei contatti con i soggetti che possono garantire un esito alla situazione italiana. L'unico allora che si vede, bene o male, simpatico a noi, è Carlo Alberto di Savoia. Lei riesce a tenere un colloquio con Sovrano nel maggio, una data imprecisata nel maggio 47. Caroline spiega bene quali sono i contenuti, i temi, e quanto riesce, il poco che riesce a ottenere in una situazione ancora sospesa. Il suo intervento importante poi, ed è stato già richiamato, quando la testa di 200 volontari da Napoli, qui è una stampa successiva che ricorda questo viaggio avventuroso, come comandante della divisione Belgioioso, quindi nella sua biografia mettiamo anche che è stata oltretutto ufficiale comandante di una divisione, che per una donna non è poco, 150 anni prima del servizio di leva femminile, o volontario femminile, e viene anche rappresentata proprio come combattente in questo caso, quindi non solo la combattente della parola con la fondazione del crociato, ma viene mostrata anche con la spada, quindi con un simbolo tipicamente maschile di autorità, che le è stata riconosciuta durante quella spedizione, col fatto che arrivando a Milano riprende un altro genere di combattimento, naturalmente non può essere più con la spada, anche perché Milano è stata liberata dalla presenza austriaca, ma col foglio appunto crociato che è stato ricordato. Sappiamo benissimo come va a finire, è stato già rammentato, la sconfitta piemontese a Custozza, la resa di Milano il 6 agosto, 5 agosto, l'entrata il 6 degli austriaci, vediamo due stampe, Custozza sopra e l'arrivo delle truppe austriache di ritorno a Milano, e la scelta della necessità del nuovo esilio in una Parigi dove la situazione è ancora sotto sopra, perché è stata sì rovesciata la monarchia, ma qualcuno cerca di rovesciare anche la Seconda Repubblica, perché ci sono i moti popolari proprio allora, del 23-26 giugno 48, questo è un daguerrotipo rarissimo dello sgombero delle barricate da parte della Morissière proprio in quel momento. Lei arriva quindi in una città in cui il liberalismo borghese sta cercando e riesce a rimettere ordine. Questa è una delle condizioni anche che lei incontrerà dopo, quando questa borghesia andrà a scegliere un certo presidente della Repubblica e poi gli consentirà di farsi imperatore per bloccare la situazione in quello stadio che non scivoli verso il protosocialismo anche lì. La collaborazione che instaura allora con Carlo Cattaneo, da prima un po' freddino con lei, poi arriva a darle il titolo che è stato già ricordato, e il loro lavoro binato, perché Cattaneo pubblica proprio a Parigi la sua interpretazione del perché è andato tutto storto a Milano, la faccio semplice, è andato tutto storto durante e dopo, soprattutto col governo provvisorio dopo le cinque giornate,
il suo punto di vista, che ripubblicherà poi in versione italiana a Lugano, e la stessa Cristina cosa fa? Pubblica una serie di articoli col suo punto di vista, perché le cose sono andate storte, perciò un lavoro in parallelo, che pubblicherà poi anche lei in italiano, a Lugano, una tipografia della Svizzera italiana. Che di chi è? Di quei due fratelli Ciani che aveva conosciuto nel 30, perché la tipografia sta nella loro cantina, della Villa Ciani. Dunque ecco che si riunisce anche il precedente con il contatto con Cattaneo, con la pubblicazione e con l'ambiente che si era creato già allora, che le rimane fedele. C'è un colloquio inconcludente con Napoleone, del quale ci lascia un ritratto di uomo mediocre, ambizioso. Credo che la fotografia ne renda infatti l'aspetto un po' belluino. Dopo questo intermezzo c'è il passaggio importante, pure già rammentato, nella Roma insorta e anzi proclamata Repubblica Romana. Nell'aprile 49 a Proda, nella città, che il governo francese del tempo, e anzi lo stesso Napoleone, porta al disastro, perché notoriamente facendosi interprete dei ceti più conservatori, manda l'esercito francese a debellare, l'esercito della Seconda Repubblica ancora, a debellare la città e nella sua forma di Repubblica Romana. E avete le trincee d'assedio, proprio un rilievo del tempo, e due rarissime fotografie lecchi sono le prime foto esistenti di fatti bellici, anche prima della guerra di Crimea, tra l'altro, che viene spacciata per il primo caso di guerra fotografata, no? Queste sono proprio le prime foto prese durante la resistenza della città e dopo i bombardamenti. Da cui necessariamente, ed è stato ricordato, dopo essersi esposta di nuovo, in maniera anche spesso polemica, nella direzione delle ambulanze militari, del soccorso ai feriti, aver avuto la censura pontificia, anche per questo, e stamane ne abbiamo sentito, la necessità di un altro ulteriore esilio. Ci sono pochi paesi dove può andare, in Francia non le garba di tornare dopo quanto è accaduto, e dunque un passaggio rapido per Malta, questa è la base navale britannica, notoriamente, è una foto del tempo, un rapido passaggio nel Regno di Grecia, e Atene non è proprio la città turistica di oggi, vedete il daguerrotipo, è proprio l'acropoli e quattro casupoli di fango attorno, non le garba infatti neanche molto l'Atene che trova, non le piacciono i greci, la pensa diversamente da Byron, mettiamo così, e dunque uno strano punto d'arrivo a questo punto, rammentato, una scelta singolarissima di portarsi nell'impero ottomano, una residenza di qualche mese a Istanbul, nella capitale. Caroline vuole che diciamo Costantinopoli, e allora diciamo Costantinopoli, e poi là è cerchiato in rosso in una località del centro nord dell'Anatolia, va a fondare una comune agricola, una cosa curiosissima, una comune agricola che dura quanto dura, circa 2 anni più o meno, e in un luogo sperduto, è una vita rude che la vede impegnarsi anche lì nel creare un qualche cosa, una sorta di doppione di locate con certi profili. La proprietà fra l'altro viene intestata alla figlia, che viene fatta cittadina turca perché solo un turco può essere proprietario, ci sono anche queste avventure, più una, tanto per non farsi mancare niente, una cavalcata sino a Gerusalemme, perché così dà un'occhiata in giro, ma questo faticoso viaggio appunto nella Palestina senza autostrade del tempo, ha modo di scrivere quegli articoli per il New York Daily Tribune che sono stati ripescati proprio da Sandro, sono rivolti contro Napoleone III, è un ripensamento anche lì di vicende politiche estremamente significativo. Dunque viaggia, sì, ma continua la sua battaglia in un altro modo. Prima di ritornare, poi lascio la parola a Sandro, in una Parigi ancora più cambiata, perché se prima si era estesa solo
come confini, arrivando alla cerchia di Thiers, adesso, ed è stato rammentato, sta cambiando all'interno. Questa è una delle piante di progetto dell'apertura dei nuovi viali, li si vede in colore rosso-azzurro, no? Viene mutata anche proprio come tessuto in una città molto più moderna e avanzata. Ci sono ancora i salotti, ed è una foto coeva, ecco, questi sono i salotti tipici del tempo, in una città estremamente vivace, capitale adesso del Secondo Impero, sotto quel Napoleone fallimento, con che lei si trova ad essere in dialettica in continuazione, ma rimane, pur in questa circostanza, una delle grandi capitali d'Europa. No, io volevo interromperti prima sulla Turchia, visto che c'è forse qualche minuto, riesco a leggere un pezzettino di una sua lettera di quando arriva in Turchia. Quando sono arrivata, la casa era consegnata agli animali del cielo e della terra per molti anni, quindi niente era meno coinvolgente. Fortunatamente avevo portato da Costantinopoli due italiani, uno dei quali, un falegname, era uno di questi personaggi che sembrava nato apposta per essere gettato in un'isola deserta e a tirarsi fuori dai guai. La casa fu presto restaurata e mi stabilì, aspettando che il falegname mi desse porte e finestre. Questo è ancora il nostro problema più importante. Una stanza è chiusa, tappezzata, arredata all'ultimo gusto, ma il resto della casa, compreso la nicchia dove dormiamo, è ancora in diretta comunicazione con la valle. Il clima mite e l'aria pulita impediscono che questo inconveniente diventi un pericolo reale. Cioè, questo è solo per sottolineare quanto lei è abituata ai palazzi, andasse nel nulla praticamente, cioè in un capanno in cui dormiva sui tappeti, addirittura andava a cavallo e dormiva sui tappeti. C'è un diario di cui c'è una copia nell'archivio Trivulzio, in cui ci sono le giornate che passa, per esempio nel viaggio che fa per andare in Palestina, e lei va a cavallo sopra le montagne, non sente più le mani dal gelo. Cioè, i suoi viaggi erano anche questo, cioè non solo in carrozza di lusso, carrozza di Lord Byron, ma anche a cavallo nella neve. Piccola parentesi. E il ritorno poi, con una parentesi in Francia, è gioco forza la scelta di tornare in Lombardia, dove ha ancora gli averi. Per sua fortuna c'è una sorta di amnistia, se vogliamo chiamarla. Dunque rientra in un Lombardo-Veneto che è rimasto lo stesso di molti e molti anni prima, nel quale qualcosina è anche cambiata, però ha un colloquio con uno dei suoi arcinemici, che forse a suo modo la stima anche per questo suo taglio, questo carattere. Questa è una fotografia di Radeschi proprio di allora, è l'unica credo che ci sia, o forse ce ne sono un paio, di solito sono dipinti. È molto anziano, un uomo di 90 anni, ha un colloquio garbato, quanto pare, con lei. Milano nel frattempo è cambiato, e quella è una pianta manoscritta, viene dagli archivi, dal Kriegsarchiv di Vienna. Tutto quello che c'è in rosso sono fortificazioni e caserme, cioè gli austriaci, come sono rientrati, hanno cominciato a riempire o prendere edifici confiscati e a farci dentro delle caserme. È una città militarizzata. Al castello sono state costruite addirittura delle batterie esterne per controllare la città con le artiglierie e un forte a Portatosa, da dove gli austriaci erano usciti nel 48. Quindi la conformazione dello Stato è quella, ma dall'idea di essere sotto una pressione sempre crescente, che trova notoriamente poi il punto d'arrivo nella seconda guerra di indipendenza. Solferino, armistizio di Villafranca, la cessione della Lombardia al Secondo Impero francese, perché gli austriaci non si sporcano i guanti a consegnarla al re di Sardegna, ma la fanno passare prima attraverso Napoleone III, e anche qui il senso in fondo di disfatta, pur nella vittoria, diremmo una sorta di pre-vittoria mutilata, per il fatto che a un certo punto di loro accordo l'imperatore dei francesi e l'imperatore d'Austria si accordano per mettere fine a questa guerra. Vittorio Emanuele II, chi l'ha visto? Dove l'è lì? Vabbè. Quindi molte aspirazioni dei patrioti vengono deluse. Poi ci sono le tappe successive notorie dell'unificazione, la proclamazione vera poi del Regno d'Italia dopo il periodo dei plebisciti, delle annessioni, il passaggio per la annessione a mano armata del Veneto nel 1866, dopo una disfatta clamorosa, ma noi pare che riusciamo solo a conquistare terre se perdiamo,
e poi la presa di Roma nel 70, tutti episodi nei quali, e nel volume si trova il riscontro, quindi non entro nel tema, Cristina ha la voce in capitolo, dice la sua, dice dove si sta andando e dove si dovrebbe andare, perché gli scritti di questo periodo hanno tutti una proiezione. E Histoire de la Maison de Savoie quindi prende la vicenda di questa casa che si sta instaurando alla testa della nazione, poi della presente condizione delle donne e del loro avvenire, osservazioni sullo stato attuale dell'Italia e sul suo avvenire. È come se di fronte alla realizzazione concreta delle aspirazioni di carattere unitario, pur non nel modo sperato, ci sia il dover cercare quanto ancora non funziona o quanto dovrebbe migliorare. E poi, se proprio qualcuno non avesse detto adesso abbiamo fatto l'Italia, ora disfiamola, credo che la frase corretta fosse così in realtà, non facciamo gli italiani, ma disfiamola, ma dove si chini Cristina invece nel tentativo di fare gli italiani. Le sue prospettive sul futuro sono queste, vuol dire gli italiani e le italiane. Dunque, come Parigi, prima se sono fatti i confini esterni, poi i viali interni se migliorate, qui è come avere i confini adesso di una nazione e poi dentro il disastro ancora. Tutti i mali antichi, tutti i mali moderni, tutti gli scompensi da riordinare. E dunque in questi anni, dei quali molti altri testi di carattere biografico ci dicono poco, sono come saltati via, ci vengono aneddoti di una vecchia ritirata in una gattabuia, beh no, il volume di Caroline restituisce proprio questo periodo, diciamo gli ultimi 15 anni con straordinaria vivacità d'attività intellettuale, sino all'ultimo giorno, ed è questo un punto. Quindi non è una biografia che finisce nel 1849, poi la Comune Agricola è finito tutto, no? C'è una partecipazione alla vita intellettuale dell'Italia che sta nascendo allora, cioè che è nata come Stato, ma non ancora come nazione, che è una cosa diversa. Quindi la collaborazione a quotidiani, eccetera, eccetera, per esempio la Perseveranza, testata notissima, per chi la può ricordare, fino agli anni 10-20 del Novecento, testata insomma, prestigiosa, collaborazioni e poi sì anche un ritirarsi mano sì, a mano. Tra fisico. I periodi in cui si può dividere la vita di Cristina, diciamo che ce n'è l'ultimo che è dal 55 più o meno quando torna dalla Turchia fino al 71. In questo periodo succede di tutto a lei e di tutto al paese. Il paese sembra quasi seguire perché dal 59 fino al 70, lei muore un anno dopo, fino all'Unità d'Italia. La sua vita cambia perché lei torna con un po' più tranquilla, per cui non ha più tutti questi spostamenti in Francia. Nel 59-60 finisce praticamente di andare a Parigi, vende Rue de Montparnasse di cui accennavamo prima. Nel 60 sua figlia si sposa, per cui lei fa la nonna. Ludovico Trotti, marito di Maria, le dà un appartamento praticamente proprio di fianco dove abitano loro, in via dei Bossi a Milano, per cui lei prende l'abitudine di viaggiare tra Locate, Milano e Blevio. I suoi spostamenti da questo punto diventano questi tre. A Blevio aveva preso un villino che c'è ancora, proprio sul lago, raggiungibile solo da via Lago. Lei non voleva più essere nel centro dell'attenzione, per cui rimaneva sul lago. A volte si spostava al massimo alla Pliniana, che era l'unica cosa che aveva chiesto come eredità ai Belgioioso per la figlia. Pliniana, che poi in realtà non si è rivelato un affare molto commerciale dal lato economico, perché costa tantissimo rimetterla a posto. E si sposta in via dei Bossi. In via dei Bossi
casa che purtroppo non c'è più, anche questa è stata distrutta non si sa quando, non so se dopo la guerra o che cosa, comunque non esiste più. A volte si dice che abitasse nel Palazzo dei Medici, che è di fronte, quello famoso per il portale che adesso è il Castello Sforzesco. In realtà non era lì, anche perché negli archivi Trivulzio c'è quell'immagine che c'è in basso a sinistra, è il rilievo della casa Trotti, e si vede chiaramente che è all'angolo tra via Clerici, via dei Bossi, ed è al numero uno, dove adesso c'è ancora il numero uno, ma c'è una banca, c'è un palazzo completamente nuovo. In questa casa è dove il 5 luglio 1871 muore. Di fianco alla figlia e a Ludovico. Quella è l'ultima immagine che si ha, probabilmente l'anno prima o pochi anni prima. Si vede che è una vecchietta ricurva su se stessa, non è un'immagine molto edificante. Se si prende ad esempio quella di Lehmann o le altre di quando era giovane, ma è ovvio. Peccato che avesse solamente 63 anni, per cui adesso a 63 anni non si è in questo stato. Ok, le malattie, ok, tutto, però purtroppo i tempi erano diversi. In alto a destra c'è l'immagine dell'atto di morte civile. Non viene sepolta a Milano, ma secondo i suoi voleri viene spostata a Locate, dove la figlia fa erigere un monumento, un sarcofago cosiddetto. Lei inizialmente rimane nella terra, verrà spostata nel sarcofago in seguito, non si sa bene perché rimanga nella terra. Si dice che volesse rimanere nella terra vicino ai suoi contadini, vicino alla gente che amava. Si può rammentare il fatto che questa immagine rimanda, per quanto appunto non edificante, ma rimanda a una vita anche di strapazzi tremendi. Non si è risparmiata niente, e anche negli ultimi anni, continuando a scrivere, continuando ad avere corrispondenza, continuando a riceverne e continuando a dire ho progetti, certo, ha anche consumato dall'interno questa sua vita, ha avuto tribolazioni, in Turchia ha avuto un attentato che ha rischiato di lasciarla morta, ma questo è forse meno che non aver visto una parabola, insomma, di 40 anni di attività che l'hanno così, se vogliamo dire, ridotta o cambiata, e diventa anche più essenziale, non è più anche la bella giovane con gli occhioni, no? Come dicono alcuni autori. E però ha un'altra autorevolezza, di sicuro. Anche ha lavorato fino all'ultimo e le viene riconosciuto. E questo è il sarcofago a Locate, che fortunatamente è stato rimesso a posto pochi anni fa. Locate che poi era rimasta, poi ci sono tutti i seguiti, nel senso che era rimasta di proprietà della figlia. Ludovico Trotti è diventato sindaco, è rimasto sindaco per tantissimo tempo, poi nel passare del tempo fino al 1930 è stato venduto tutto, sia tutti i possedimenti che tutto il palazzo adesso sono privati. Così l'abbiamo conosciuta un po' più da vicino, abbiamo tenuto compagnia un po' nei suoi viaggi, poi se ci sono domande siamo qui. Certo. Grazie. Bravissimi, molto molto interessante questa carrellata che mette insieme immagini, racconti, storia, veramente bellissima, e speriamo di poter pubblicare il tutto quanto prima. Se ci sono domande? Bravissimi, ecco, un applauso. Allora ci salutiamo che dobbiamo chiudere. Puntualissimi, ho detto alle 17. Neanche i tedeschi. Tedeschi. Detto senza io. Dicevo, bellissimo, insieme, questo bellissimo, state stupendo. No, bravissimi, tutti e due. Lì ci sono i contenuti questi.